di gala della Fondazione Rotary e Ristorante da Renato a Solferino. Una serata davvero importante con ospiti di grande spessore, il campione del mondo di supergigante Christo Finerhofer e il direttore commerciale del gruppo Calzedonia, Matteo Muraro. Presidente Beschi, questa sera a Rotary una serata davvero importante. È importantissima in quanto abbiamo raggruppato diversi club della provincia di Mantova e anche di Brescia, alcuni, proprio perché abbiamo avuto la fortuna di avere qui un campione del mondo di sci, Christo Finerhofer, con l'equipe, naturalmente il presidente De Cesari e in più Matteo Muraro, direttore commerciale sia per l'Italia che per l'estero. Quindi due campioni. Due campioni, uno naturalmente nell'atletica e uno invece nelle aziende industriali e commerciali che opera anche in tutto il mondo, ecco. Dottor Muraro, le tre parole chiave del successo sono naturalmente ottimo rapporto qualità-prezzo, il franchising e la comunicazione che ai giorni nostri è importantissima. Certo, innanzitutto avete detto tutto, innanzitutto il prodotto, perché non si può più mentire, il prodotto deve essere il cuore del business. Oggi il prodotto deve essere accompagnato da un prezzo che sia adeguato a quello che è il mercato, ma poi insieme al prodotto, io dico sempre, nel sacchettino dell'acquisto ci deve essere anche un piccolo sogno, e quindi da qui i nostri investimenti in comunicazione, il nostro tentativo di creare un piccolo sogno intorno ai nostri prodotti. La vostra azienda è una delle prime che ha realizzato un asilo aziendale, quindi sottolineare l'importanza del rapporto fra datore di lavoro e dipendenti. La nostra azienda è stata una delle prime a realizzare un asilo aziendale come logica conseguenza di un credo, il credo verso i giovani. La nostra azienda ha sempre puntato sui giovani, continua a puntare sui giovani, ed è per questo che è venuto quasi come logica conseguenza dover anche aiutare i giovani nello sviluppo della propria vita, anche privata, anche familiare, che riteniamo comunque essere sempre il pilastro di una persona. Quindi puntare sui giovani e anche sullo sport, perché voi siete appunto lo sponsor di Christo Finerhofer. Diciamo che questo è un altro degli elementi che caratterizzano la vita delle persone. Noi crediamo che ci si debba impegnare, che si debba lavorare, ma è giusto anche concentrare una parte del proprio tempo in quello che sono gli svaghi e i divertimenti, e oggigiorno forse lo svago e il divertimento più sano, più adatto a un giovane è proprio lo sport. Da qui anche un'avventura che è cominciata non solo con Christoph, ma diciamo ad ampio spettro nei confronti dello sport, e i primi protagonisti pensiamo siamo proprio noi dell'azienda. Noi cerchiamo proprio di aiutare i nostri collaboratori, i nostri dipendenti a praticare gli sport. Siamo appassionati di sci e abbiamo provato anche nel mondo dello sci. Ma mi permetta, chi è che porta più fortuna? Christoph a Te Zenis oppure viceversa? Noi speriamo di portare tanta fortuna a Christoph e speriamo che Christoph ne porti altrettanta a noi. Qualche minuto per approfondire la storia di Christo Finerhofer. Vi ha scritto lui una piccola biografia che io adesso sintetizzo per motivi di tempo e che vi leggo come se fosse letta in prima persona. Sono nato a Brunico nel 1984, ma la mia famiglia viveva a Gais, un paese di circa 3.000 abitanti, e in Valbusteria, a 5 km da Brunico. Mio padre Gottfried lavorava in una carrozzeria e mia madre Maria faceva la cameriera, e a loro devo tutto. Hanno fatto sacrifici enormi per me. La prima volta, a 3 anni, mio padre mi aiutò per la prima volta a stare in piedi con un paio di sci e affrontare le prime curve su un fazzoletto di pista davanti all'uscio di casa. Il più piccolo. Erano gare in cui di solito arrivavo nei primi 3, ma ero sempre il più piccolo. Sul podio, quando vincevano gli altri 2, stando sui gradini più bassi, erano qualche volta più alti di me.
i miei genitori mi dicevano di non preoccuparmi perché ero nato con 2 mesi di anticipo, ma io avevo già fretta. Rispetto ai miei amici ero uno dei più piccoli e dei più magri, ma non mi preoccupavo perché dicevo un giorno diventerò come loro. I miei genitori. Papà e mamma, vedendo i miei risultati, la mia passione per lo sci, che era anche la loro passione, si resero conto che era giusto assecondare la mia volontà. Loro non avevano avuto la possibilità di praticare lo sport ad alto livello. Mio padre era stato campione regionale di slittino su pista naturale, ma a 14 anni andava già a lavorare. Così lui e la mamma decisero di dare a me e a mia sorella questa possibilità, un avvenire diverso, iscrissero me e Sabrina allo sci club di Gronico. I sacrifici. Per potermi assicurare le migliori condizioni di allenamento, i miei genitori decisero di fare un altro grande sacrificio. Mia madre aveva cominciato a lavorare di notte in una panetteria, così aveva potuto trovare i soldi per pagare la retta di iscrizione alla mia scuola superiore di sport a Malles, il bus di trasporto, lo ski pass, la quota per gli allenatori, la casa Malles, 2 paia di sci, l'abbigliamento e gli alberghi per tutta la stagione agonistica. Periodo difficile. I primi anni trascorsi a Malles furono molto difficili, segnati da infortuni e da insuccessi, tanto da portarmi alla decisione di lasciare la scuola e la mia passione, dopo il terzo anno di ragioneria. La crisi. Nel 2001 ero così scarso, beccavo 10 secondi in gigante in slalom, da quelli della mia età. Tornai a casa e dissi ai miei genitori, io non vado più a Malles e smetto. Dopo una lunga discussione decisi di continuare e di provare ancora allenandomi molto duramente durante l'estate. In quel periodo sono cambiato fisicamente. Cresciuto in statura di 12 cm, ho messo 10 kg di peso in più, finalmente un atleta come i miei compagni. Operaio. Nel 2003 mi sono diplomato, nell'estate sono entrato a far parte del gruppo sportivo Fiamme Oro. Ero solo tesserato e non arruolato. Ho lavorato fino all'autunno come aiutante in un'impresa edile di un mio amico, montando e smontando ponteggi, posando pavimenti e curando l'isolamento. Questa esperienza, vedendo come si fatica a guadagnare i soldi, mi ha fatto apprezzare ancora di più quanto sia bello fare lo sport. L'anno dopo, grazie ai buoni risultati ottenuti in categoria giovani, sono entrato nella squadra nazionale C. Vittorie in Coppa Europa, 2005 squadra B, slalom Super G, risultati alternanti. Infine una piccola confessione. Nell'inverno ero sempre uno degli ultimi a finire la ricognizione. Chiedevo informazioni, opinioni e consigli ai big, soprattutto a Hermann Mayer e Didier Kusch. Ammetto che qualche volta mi hanno fatto capire che davo un poco fastidio. Ricordo che a Whitfield Mayer, dopo la gara dove ero arrivato 25esimo e lui 26esimo, mi ha detto adesso basta, perché a questo punto mi batti. Top 10. Mi sono classificato 17 volte nei top 30, 5 volte tra i primi 10. Il risultato più importante è stato il 9° posto a Bormio, gara vinta da Miller. Sono partito col pettorale 48. Il primo successo in Coppa del Mondo. Nel dicembre 2008 la mia vita è cambiata. Dopo Natale sono riuscito a realizzare il sogno che avevo da quando ero piccolo, salire sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Successo a Bormio su pista difficilissima, la Stelvio. Avevo il numero uno, ero sicuro di me stesso. Mi sono detto, Cristo, questa volta puoi proprio salire sul podio, sfruttala. Ero il primo italiano a vincere sulle Stelvio, sono entrato nella storia. Ho fatto poi 2 terzi in Super Combinata, in Super G a Sestriere e a Ore. Purtroppo ai mondiali di Val d'Isère sono rimasto per 5 centesimi fuori dal podio, quarto alle spalle di Kusch. La tortura.
L'inverno 2009-2010 è stato quasi una tortura per me. Partito per spaccare il mondo, si pensava potessi diventare un uomo di classifica in Coppa Generale. Ho lavorato troppo. Ho dimenticato che anche il riposo fa parte dell'allenamento, mi sono trovato un'ernia inguinale e un terribile mal di schiena. Ero triste perché non riuscivo a accettare il fatto di non riuscire a ripetere i risultati. L'operazione. Primavera 2010, dopo la finale di Garmisch, sono andato direttamente in ospedale a Brunico perché non mi reggevo in piedi dal mal di schiena. Da quel giorno sono stato meglio, ho affrontato il futuro con più serenità, sentivo di essere a posto. Oro, argento e bronzo. Mondiali 2011, Garmisch-Partenkirchen, Germania. Il mio obiettivo era sciare con la mente libera, assumere tutti i rischi, pur di non ripetere quello che era successo a Val di Fera e a Vancouver, dove non avevo sfruttato occasioni importanti per arrivare in medaglia. Prego, nel frattempo, se vogliamo abbassare le luci. A Garmisch, sulla Kandar, mi sono trovato a mio agio per la neve e per il pendio. Lo ammetto, pensavo di poter arrivare sul podio, ma non avevo il coraggio di sognare di essere in grado di arrivare all'oro. Dopo quel primo titolo ho avuto la concentrazione, sapevo che era importante non perdere la tensione. Sono riuscito a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sci italiano, vincendo 3 medaglie. Dopo l'oro nel supergigante è arrivato il bronzo in discesa libera e infine l'argento in supercamminata, dove mi sono trovato a fianco Peter Phil, mio compagno di stanza ed amico fraterno. Quello che non avevo il coraggio di sognare è diventato realtà. Speriamo in Erofer, che ha tanta classe, puro talento. Vediamoci in Erofer, poi diamo la linea alla parterre ad Arianna Secondini. In Erofer è stato il più continuo quest'anno in stagione degli azzurri nella velocità, dopo una stagione un po' fortunata per qualche problema fisico del scorso anno. Quest'anno è tornato l'Innerhofer che conosciamo. Tanto speriamo che sia veloce qua sopra, perché su questo piano qui è lasciato bene, queste curve sono splendide da parte di Innerhofer. Speriamo che sia lì a pochi centesimi da Reichelt. 15 davanti, bello questo, bello. Ma è stato bene, quelle curve le ha pennellate. Però sappiamo, la gara comincia adesso, fra pochi secondi. Dopo questo tornante, ancora questo piano quasi in salita, questo trattino di salita, vedete, e poi si prende un attimo fiato e poi giù. In questo carosello incredibile. 45, continua ad aumentare Inner, il suo dai, tempo. Oggi ce la puoi fare, sci bene. Queste sono le curve che gli piacciono. Attenzione, 3 curve e poi siamo proprio al punto topico di questa pista. Sta per arrivare sotto gli sci di Innerhofer. Bene qui, bene, portati avanti e lo fa. Perfetto. Passa bene qui, alto, molto che bene. Ci siamo, dai! Più alto di tutti. Che bello, meglio di così non si può fare, speriamo sia anche veloce, perché a questo punto, cosa vuoi dire, impeccabile a vedersi. Bene, anche qui sul salto. Dai, forza. Arriva forza. La compressione. Bello, dai, fermati. Il muro, 19, e siamo davanti, è una grande gara per adesso su Reichel, che ha fatto una cosa pazzesca. Una attenzione alla Freier Fall, ma va bene qui frenare un po', è da qui in avanti che bisogna che tutto vada bene, soprattutto questo curvone che sta per arrivare. Questo... Ancora 37 perfetto, centesimi. Perfetto, portati avanti, forza, chiudi, Inner. Su, non tagliarle che sei a posto, non tagliarle che è la gara della vita. Buono, c'è posizione, bene, vai, molla l'Inner che ultimi sei fantastico. 1.38 davanti, applauso, tempo qualsiasi di tempo faccia applauso. È davanti, 1.38.31, Innerhofer al comando, Innerhofer al comando. E allora grande, vediamo la linea di Ivano Vaccari. Grande. Siamo in compagnia di Christoph Innerhofer, vincitore di 3 medaglie, oro, argento e bronzo, negli ultimi mondiali di Garmisch. Che cosa hai provato quando hai vinto, appunto, quando ti sei accorto di essere arrivato primo? Beh, lì di sicuro si parte sempre a un mondiale di portare a casa una medaglia, soprattutto perché già nel 2009 sono arrivato molto vicino, sono arrivato quarto, quindi ho portato a casa la medaglia di legno. Ho detto, a questo mondiale provaci, prova a pensare niente, solo a divertirti. Sono arrivato nell'arrivo, ho visto uno, primo, ho detto non ci posso credere, e poi certamente erano ancora un bel po' mezz'ora molto difficile perché i migliori stavano ancora per partire. Beh, di sicuro tramite queste medaglie sono riuscito a togliere un sacco di soddisfazioni, mi hanno premiato per i sacrifici che ho fatto e sì, comunque non riesco ancora a credere oggi che ho vinto queste 3 medaglie, sembra ancora un sogno. Ma non hai mai avuto paura nel momento stesso in cui scendevi queste discese?
se hai paura di sicuro non vinci, di sicuro non vai veloce, devi essere avanti al cancelletto e ti devi divertire. Nei primi anni che ero in Coppa del Mondo, lì avevo paura, però lì ero uno di tanti, quindi sono arrivato 20esimo, 30esimo, 40esimo. La differenza fanno proprio quelli che hanno rispetto, quello sì, però si deve divertire. Che cos'è che diresti ai ragazzi che si vogliono avvicinare a questo sport? Di stringere sempre i denti anche nei momenti difficili, di essere diverso dagli altri, di fare qualcosa in più, perché se si fa sempre parte del gruppo, se si fa tutto uguale, non è che si diventa meglio, quindi trovare la loro strada e anche nei momenti difficili stringere i denti, perché alla fine perdere aiuta per vincere. E quando è che è iniziato? Io con 3 anni ero la prima volta sui sci, no? E con 6-7 anni i miei genitori mi hanno iscritto nel sci club. Poi subito ho cominciato abbastanza bene, poi con 12 anni o 13 anni fino a 16, 17, 18 avevo dei anni molto difficili, ero anche 10 secondi dietro ai miei compagni, quindi pensavo anche già di smettere e certamente non ti diverti. Poi ho detto, questo non può essere la tua fine, riprovaci, almeno poi non puoi dire non ce l'ho provato. Poi da anno a anno ho fatto subito un grande passo, ho migliorato e certamente se sono anche i risultati c'è il divertimento e comunque sì, al momento ho l'altro mano, era l'anno dove mi divertivo di più. E a chi è che hai dedicato la tua vittoria? Ai miei genitori, perché alla fine sono loro che mi hanno portato a sciare, arrivo da una famiglia molto semplice, quindi tutti e due lavoravano per guadagnare i soldi per comprarmi i sci e pagarmi gli alberghi eccetera. La mia mamma addirittura è andata a lavorare di notte per portarmi poi a scuola a mezzogiorno per portarmi a sciare, quindi loro hanno fatto tanti sacrifici e grazie a loro che oggi sono qua con 3 medaglie. Allora in bocca al lupo. Grazie Capito.